bentornati, bentornati nella diretta di Radio Vacanze qui dal Roma Travel Show. Una grande opportunità, una grande realtà per chi in questo momento vuole venirci a trovare qui al Palazzo dei Congressi a Roma. Siamo in Piazzale Kennedy, qui davanti nel quartiere fieristico dell'Eur, e dopo l'ambasciatore della... te lo ricordi di dove era? Della Nuova Zelanda, va bene, va. Abbiamo invece, torniamo nella nostra cara vecchia Europa, quella che a noi amiamo di più, non so perché, però io mi trovo un po' meglio, soprattutto per mangiare e per bere, scusate, ma è così. E con noi abbiamo Caterina, ce l'ho fatta? Carina, che va benissimo, e ovviamente l'ambasciata slovacca, non vi sbagliate, non ti sbagliate, ecco la... La Slovenia. Sono due cose diverse, certo. Sono non molto con, diverse, per carità di Dio, perché alcune hanno delle note, delle diversità, ma nel, non ma è meno che male, che uno ma è, meno un, male, il mondo non è che tanto uno è blu vario, e l'altro bello, è verde, okay. Sì, sì, sì. È un po' come te, milanese e romano, capito? Che disputacchio subito, andiamo a sperlacchi, zio. Noi siamo sempre così, noi sempre così, perlomeno ci divertiamo, diventa... Allora, abbiamo, chi è che ci racconta per primo la trovacchia? Caterina. Prego, allora Caterina, qui benvenuta a Radio Vacanze, benvenuta anche, posso dirla anche al tuo paese, a sì. Chi ci ascolta del tuo paese, fa sì. Piacere anche a me. Mi dici che cos'è che ti piace di più quando racconti e parli della Slovacchia? Ma la Slovacchia è il mio paese dove sono nata, perciò come per tutte le persone, paese dove uno nasce rimane sempre, anche se vive per anni fuori dal paese suo, quello più bello, quello più emozionante. Cosa dire, la Slovacchia, spesso purtroppo confusa con la Slovenia, che è pure molto bella. La Slovacchia è un paese abbastanza vicino dall'Italia, ma non tanto conosciuto in Italia. Noi siamo qui apposta. Paese piccolo, per farsi idea, come due Sardegne attaccate insieme, con la popolazione uguale più o meno a quella che vive nella regione Lazio. Eh sì, sono una decina, ma sì, no, 4 milioni, 5 milioni. Sì, quasi 5 milioni. È un paese che oltre, a parte del mare, è molto ricca a tutte quelle cose che possono essere interessanti dal punto di vista di un viaggiatore, di un turista. Mare non ce l'abbiamo, ma ci abbiamo montagne, abbiamo laghi, abbiamo grotte, birra. Castelli, birra, vino, ovviamente, vino, tante buone cose. Vedi, no? Non è che uno non le sa le cose. Ma a cibo come stiamo? Benissimo, secondo me. A cibo come stiamo? No, perché qua a furia di bere vino da stamattina, ragazzi, qua stiamo in bambola. Ah, davvero? Siamo ci andati... vuole qualche anche un po' di companatico da mettere nello stomaco. Ci ne stanno tantissimi companatici, pure per i pesanti. Dai, dai, dacci qualche idea. Qual è un piatto tipico? Piatto tipico sono halušky z brinzou, questo è detto in slovacco. È la pasta piccola, sembrano piccoli gnocchetti fatti di patate, farina, con formaggio di pecora che si chiama brinza. Tutto amalgamato con pezzettino di... Vedi zio che non c'è il mare, quindi tu te la salvi perché non c'è più il pesce. Ho detto che mi piace di più, perché non essendoci il mare, io non ho il pesce, no? Certo. Noi, certo. Non ci piace, va bene. Il pesce, andate d'accordo, lo so. Però no, gnocchetti in quella maniera, no? Come la vedi? Sì, con quel formaggio di... vabbè. Poi lo chiediamo a Re Colesterolo e Principessa Gliceridi, sì, sì. No, ma c'è anche una cosa che secondo me va devastata. Quando si arriva in questi paesi così, diciamo, piccoli, no? Meno conosciuti, più si va a contatto con le persone che vivono il posto e più si riesce a riportare un ricordo vero. No? Cioè devi andare a scoprire la loro cucina, ma nei luoghi più, ecco, familiari, esatto, diciamo. Quasi familiari. Per esempio ti dico una cosa, quando io ho fatto il Messico, no? Mi sono fermato in un posto, in una città vicino Cancun, si chiama Cozumel, e sono andato appresso al postino, andavo a vedere dove lui consegnava le poste, fino a che non ho trovato un ristorante di quelli molto particolari, e mi sono seduto a mangiare lì, dove ha mangiato lui. Fantastico. Vedi, io fantastico. Ho provato a seguire un locale e sono finita in un cenote, pensa a poche roba. Però era che conoscere il posto, secondo me, significa anche quello, un po' perdersi nella destinazione, perché in fondo stai parlando dell'Europa, non è che stai a parlare di chissà che quale, no? Certo. In realtà...
era tutto un impero austro-ungarico una volta, non è che cambiava, o sbaglio? Sì. Ecco, vedi che quella storia la so, perlomeno la storia la so. Almeno ti salvi in qualcosa, zio. Come no, ci mancherebbe. Loro si sono divisi dopo la prima guerra mondiale, hanno fatto vittoria, carta vince, sì. Carta perde. Sì, e non parliamo di guerre, che te con le guerre ci vai a nozze, ma qua devono parlare loro, del loro territorio. Allora, mi taccio, e mi taccio. Quant'altro, dai, che cosa proponete al turista? Al turista, ecco, parliamo proprio non del viaggiatore, che sarebbe la scoperta, ma al turista voi cosa proponete? Ma dipende anche tanto dalla stagione durante il quale il turista viene, okay. Perché d'inverno abbiamo tantissimi centri sciistici, belle montagne, e le dimensioni e le distanze in Slovacchia sono talmente sostenibili che uno può andare di giorno a sciare e di sera va nell'albergo a degustare ma ci sono tantissime terme, tantissimi posti termali, vai Gecchino, andiamo alle terme. Con le piscine esterne che sono aperte durante tutto l'anno, uno può farsi il bagno con la neve intorno. Che bellezza! Per esempio questo è per l'inverno, poi per l'estate ci sono tante terme sempre aperte, ma ci sono i laghi dove si fa la balneazione. Quindi anche percorsi trekking, percorsi di passeggiate. Trekking, running, c'è paragliding, c'è rafting, ci sono tutti questi sport moderni. Pericolosi. E ormai quello che ritrovavamo era la bicicletta, però fondamentalmente anche mi sa che anche qua la bici è ancora rimasta ormai, nel repertorio. Come dicevamo stamattina, quello che è il vecchio, com'è che lo chiamavano? Aiutami, non mi viene la parola. Il velocipede. Il velocipede, sì, la prima bicicletta al mondo, il velocipede, quello con il ruotone esagerato, grosso grosso, che uno dice, vabbè, come ci salgo qua? Col cadreghino, come diremmo in mamma. Noi siamo così, però vedi, molto pratici, perché sennò le persone devono capire che hanno a che fare con una realtà vera, trasparente, che poi sono quello che tu trovi, no? Niente di attivismo, non ti puoi aspettare la spiaggia con l'ombrellone come se stassi qui in Sardegna. È normale, sono altre realtà, altre situazioni, ma sono comunque vicine, no? Sì. Basta che non mi succeda quello che mi è successo in Grecia, sono entrato dentro una chiesa ortodossa, però era una festività, volevo ricordare una persona, ho acceso una candela, è arrivato il peo e picca, ma aspetta, ce l'è Cristiano? Sì, beh, un po' c'è nato. Vedi, alle volte ci auto-escludiamo da soli, è incredibile. Ma che sta di questo, capito? Senza fare, tu non vuoi fare un torto, ce l'hai fatto, vedi? No, infatti, non si è capito. Perché poi anche l'iconografia delle certo. È qualcosa di fantastico. Certo. Sono sempre rimasto, no, queste. Perciò comunque c'è. E poi, secondo me, in questi percorsi, credo che tu ne hai qualcuno da raccontarci. Dei percorsi? Questi itinerari. No, sai perché? Allora, in particolare, finché non c'è stata una forte alfabetizzazione, cioè la gente imparava a leggere e a scrivere, in queste chiese, con i dipinti, quelle cose, trasmettevano le informazioni alle persone, così come succede a Roma. Allora, camminare per queste chiese, scoprire itinerari, è un po' come fare un passo indietro nella storia di un paese. Questo è importante, sì, credo, secondo me. E il ruolo che voi eventualmente svolgete all'interno di questa realtà è anche far scoprire chi siete, in modo che quando uno torna sa che paese ha visto e può parlare, non dice, sono stato in Slovacchia. Il punto è rendere un luogo, un paese indimenticabile, ecco, o comunque un'esperienza lei. Che è notevole e che quindi, indipendentemente dalla durata di soggiorno, di viaggio, un'esperienza che rimanga da raccontare, ecco, in questo senso. Spesso si capitano di fare tour o visite dove vedi 150.000 cose e torni a casa e dici che hai visto, Stavo pensando di ospitarli nel nostro salotto serale della Radio Vacanza. Sì, 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 perché non è molto differente da quello che vivete oggi, il nostro salotto, nel senso che ce la si racconta un po' su, sia di noi che di voi, c'è uno scambio culturale.
Noi in mezzo a tanta musica. Questa trasmissione che va in onda tutti i mercoledì alle 19.30, dove ospitiamo colleghi che raccontano le proprie destinazioni. Adesso ce ne avremo una sull'Australia l'11 e si potrebbe programmare nei prossimi mercoledì una sulla Slovacchia. Voi potete trasmettere anche dal vostro ufficio e andiamo in diretta radio e video in modo da raccontare quello che siete come destinazione. Che ne pensate? Molto volentieri. Vedi? Lo vedi? Bene, perfetto. Direi. Arriverà un po' di birra per caso prima, un po' di vino, qualche cosa. L'idea che te sempre che punti lì, Ce n'è via Bartolo Longo 1. Sì, è l'indirizzo della radio, basta che arriva qua. Noi siamo felicissimi così. Allora, invece noi vogliamo intanto, se vuoi salutare il pubblico, così io intanto ti cerco il brano da dedicarti. Ecco. Ecco, dai, certamente. Potresti, vai. Sì, dai, vai tranquillamente anche in lingua madre, va benissimo. Sme veľmi radi, že vás môžeme z Talianska, z veľkého cestovného roku srdečne pozdraviť aj s kolegyňou Zuzkou a dúfajme, že sa uvidíme aj budúce roky a že Taliansko sa Slovensko stane čím ďalej, tým viacej známe. Bene, ma adesso mi viene la curiosità, nel senso, la tua lingua che nome ha? Come si chiama? Slovenčina. Slovenia, vai, una roba. Adesso poi taglieremo questo pezzettino qua, faremo riascoltare e facciamo un, come dire, un gioco a premi. Indovina la lingua, che è un remake perché nostro, no? Ma in realtà non inventiamo niente, ma diciamo che ci mettiamo del nostro, dai, che ne dici zio? Hai trovato il brano zio, sempre che lo stai a cercare. Eh no, perché a secondo per quello che voi dite... Come dici tu, va a cercare Maria per Roma. Io a secondo quello che dicono gli ospiti, che come... Le ho trovato bene, un racconto. Bene. Loro sono qui e che cosa hanno detto per primo? Non tutti conoscono la Slovacchia. Bene. Per me è una missione raccontarla. Fantastico. E se è una missione raccontarla, 883, sei un mito qui a Radio Vacanze. Sei un mito, siete un mito. Grazie. Grazie mille.